tornata. Salvezza. La salvatrice è tornata. Un'accoglienza meritata. Li hai salvati? Ancora no. Nel nome del Re Sole Abad, accogliamo la nostra campionessa! Marad, Aloy deve parlarti con urgenza. Davvero? Siamo in due allora. Sono settimane che invio cacciatori. Li ho cercata da tramonto fino alla Terra Sacra. C'è un problema alla guglia. Vieni. Seguimi. Fa attenzione. Ci hai salvati, questo è certo, ma stiamo ancora sistemando. È successo poco dopo il solstizio. Abbiamo trovato una spiegazione, grazie al sole. Altrimenti sarebbe stato il panico. Hanno messo una statua di Aloy. Una sera, per qualche secondo, ha brillato di un rosso acceso. Da meridiana è sembrato un gioco di luce, ma chi era più vicino, in cima all'albore, dice che non era un riflesso. Quel che mi turba è che pare venisse dalla base della torre. Da quello. Abbiamo lasciato tutto com'era. Cosa ne pensi? Non lo so. La guglia invia segnali, messaggi al sistema di terraformazione. Nadia ha provato a usarla per risvegliare antiche macchine. Avevo interrotto il collegamento. Aspettate il controllo. Dici cosa scopri? Una statua in mio onore. Questa è nuova. Dovrei essere lusingata per la statua. Ma ho ancora molta strada da fare per meritarmela. Carcasse di macchine. Resti della battaglia dell'albore. Abbiamo rischiato di essere sopraffatti dalle macchine di Ade. Non sono ancora qui. Usciti. Caduti della battaglia dell'albore. Molti coraggiosi hanno difeso la città contro Ade. Quella fu una battaglia epica. Ho un pessimo presentimento. Non saprei. Sembra uguale a prima. Non sono mai riuscita. Addestrarlo? Trasmissione. Fuck. Addirittura. No, non può. Non dirmi. È stato trasmesso qualcosa dalla cima della griglia. Devo capire come arrivare lassù. Se saltassi su quella sporgenza dietro di me. Sì.
Potevo anche chiedere la scala a qualcuno, fa. Evidentemente. Usare il rampino su quel condotto. Fuck. Oh no, dovrei fare tutta cosa da capo. Ora dovrei riuscire a salire. Credevo che Silence mi avesse dato la lancia per aiutarmi. Invece pare mi abbia ingannata. Ha trasmesso qualcosa usando la guglia. Per quale motivo? La conoscenza. Se riuscirò a capire dove l'ha inviato, potrò rintracciarlo. Me lo dirà il nodo di trasmissione in cima. Non credo di poter proseguire da questa parte. Vediamo cosa c'è dietro. Un ascensore. Vediamo. Fatto che abbia ancora energia allucinante. Sono fortunata. Configurazione di manutenzione attiva. Cosa penseranno i Cardia? Penseranno guai in vista. Brutto stronzo. Essere onesto, mi sorprende che tu ci abbia messo tanto a scoprirmi. Hai usato la lancia per rubare Ade. Come puoi essere così pazzo? Pazzo? Sei tu che volevi eliminare Ade prima che la sua conoscenza venisse estratta. Come il misterioso segnale che l'ha svegliato. O dove trovare una di quelle copie di Gaia che vorresti recuperare. Se lo sapevi, perché non me l'hai detto? Avevo altro di cui occuparmi in questi 6 mesi, Aloy. Tipo? La differenza è che io ho fatto progressi. Quando la rabbia per il mio inevitabile inganno sarà svanita, perché non vieni a trovarmi nell'Ovest proibito? Ti insegnerò tutto ciò che ho scoperto. Oh, certo che verrò a trovarti. Già, bene. Le coordinate sono semplici. Anche per te. Mi sta prendendo per cretino. No, non ne abbiamo. Devo dire a Varle e Marad cosa ho scoperto. Mi fa piacere che voi non vi ponete domande, nessuno è nel panico visto quello che è successo. Ragazzi, buone notizie, siamo nella merda.
Sono davvero grato che sia un giorno di pioggia. In pochi avranno visto la torre cambiare. Cosa hai scoperto? Ade è ancora una minaccia. È nell'ovest proibito. E io devo seguirlo. Capisco. Ma non sarà facile. C'è un motivo se lo chiamano proibito. Una tribù di feroci guerrieri lo controlla. I Tenakt impediscono che si varchi il confine. Detto ciò, grazie al Re Sole Avad, abbiamo stabilito una fragile tregua. E la prossima ambasciata avrà luogo tra qualche giorno al confine tra le terre. Partecipando all'incontro e avendo la sua benedizione, i Tenakt potrebbero farti passare, anziché attaccarti e ucciderti a vista. Proprio quello che mi serve. Altri cacciatori. Ah, il Re Sole. Aloy, felice di vederti. Sei partita così in fretta. Non siamo riusciti a ringraziarti. Adesso le diamo la lancia? Possiamo? Abbiamo visto la statua, ragazzino. È vero, abbiamo dei doni. Di solito organizziamo le cerimonie d'omaggio al palazzo, ma pensavo preferissi un'occasione meno formale. Portate i doni. Avad, sei davvero molto gentile, però... Utid, Vanessa... Presto, diamoglieli prima che ci scappi di nuovo. Davvero? Devi proprio. Figa. Quella che è il coppino. Provalo. Che stronzo, guarda. È bellissimo. A nome di tutti i cittadini del dominio, accetta questi simboli di eterna gratitudine. Ci sono una lancia tipo di livello 2, scatoga, l'abbandoneremo presto e un proteggi tempi e un proteggi fronte e caso dico tempi. Vorrai passare del tempo con i tuoi amici ora. Vieni a parlarmi quando puoi partire. Ok. Devo attaccare l'override principale alla nuova lancia. Deve esserci un banco da lavoro da qualche parte. Avvisami se hai bisogno. Sterminatore che abbiamo sconfitto. Questa macchina era l'ultima linea di difesa per Ade. Ha trascinato quassù la sfera e mi ha quasi ammazzata. Ora ne restano solo i rottami. Per fortuna, direi. Dicami. Regina Madre Nasadi. Nostra campionessa. Com'è stato? Itamen, come si dice? Ti sono umilmente grato, campionessa, per averci liberato da tramonto e difeso la città sacra dalle forze dell'ombra. È giusto? Tutto giusto, Itamen. Non c'è di che. Aloy, mi insegna a diventare un cacciatore di macchine? Itamen. Mi aspetta una missione importante, principe. Salvare tutti? Una cosa così. Ma quando tornerò potrei darti qualche consiglio. Sarebbe bello. Il prossimo gioco sarà Itamen il protagonista. Ci dobbiamo la nostra vita. Non lo dimenticheremo. Il sole ti illumini la via. Stai attento ai divoratuono. Cerco di evitarli quelli. Sono un po' troppo... artiglieria ambulante. Signor! Vai via, porta ombrelli, non sei necessario. Lo scultore voleva qualcosa di più. Grande il doppio, ricoperto d'oro e di pietre. Ma ero piuttosto sicuro che non l'avresti apprezzata. Avevi ragione.
Perché tieni le mani così? Non hai questa... questa enorme pancia da dover... Non posso restare. Capisco. Speravo potessi rimanere un po' in città. Magari al palazzo. Meridiana è ancora in pericolo. Ma c'è di più in ballo. Per sistemare tutto, devo andare a ovest. In terra Tenakt. Per il sole, i Tenakt! Forse Marad te l'ha già detto, ma... dopo anni di ostilità abbiamo negoziato una tregua. Sperando porti la pace. La prossima ambasciata si terrà a breve. Quando dici anni di ostilità, intendi i giorni rossi? Ah, sì, è il mio argomento preferito. Non chiederei se non fosse necessario. Come sai, mio padre razziò le tribù di confine. Oseram, Banuk e Nora soffrirono molto. Si opposero duramente. Ma mai quanto fecero i Tenakt. Assalirono il fronte occidentale a luce arida, cacciandoci dalle loro terre. Aprire di nuovo le trattative è stata dura. Come avete convinto i Tenakt a trattare dopo la guerra? Proprio come ho convinto te. Con dei regali. I Tenakt amano i gioielli. Amano i metalli, le spezie e le reliquie ottenute in guerra. Ogni volta che ci incontravamo, i doni allentavano la tensione. Ma i doni non sono la soluzione. Un segnale forte che anche i Tenakt cercano una pace stabile. Che cosa rende l'ambasciata tanto speciale? Il merito è dell'ospite, proprio come oggi. La delegazione incontrerà i Tenakt fuori da luce arida. Daremo loro doni per un prigioniero. Fashav, uno dei nostri soldati. Soldati? Cioè predoni? No, non in questo caso. Fashav è mio cugino. Non c'entra con Ellis e i suoi. Ha partecipato alla spedizione a ovest per contenere certi eccessi. Ma l'hanno catturato durante l'eroica difesa di un avamposto alle sabbie di Cinabro. E ora è prigioniero. Tuo cugino Fashar, quanto è stato prigioniero dei Tenakt? 5 anni. Gli emissari Tenakt giurano che sta bene, ma chissà. Sono noti per la loro crudeltà. Sarà davvero incolume. Beh, lo scopriremo, immagino. Bene, lo saprò presto. Se lo vedessi prima di me, digli che lo aspetto a Meridiana, a casa sua. Se lo vedrò, lo farò. Itamen sembra felice. Tu l'hai salvato. La sua felicità è merito tuo. Sta diventando un bravo giovanotto. È un bene se erediterà la corona. La corona non andrà al tuo primogenito. Sì, beh. Prima dovrei innanzitutto sposarmi. Marad continua a propormi pretendenti. Ma alla fine cerco sempre di trasformarle in persone che non sono. Comunque sia, io non ho mai aspirato al trono e non voglio restarci per sempre. Quando Itamen sarà cresciuto, mi farò da parte. Tolta la corona, potrei finalmente girare il mondo. Chi lo sa, magari accompagnare te in qualche avventura. La fai sembrare facile. Io ora dovrei andare. Un momento, Aloy. Devo chiederti una cosa. Non penso ad altro da quando sei partita. Questo non è il momento. Ma è l'unico che ho. Tu vai e vieni e io non posso sapere quando ti rivedrò. Lui è innamorato perso. Non voglio fermarti né ostacolarti, ma devo sapere. Quando finirai la missione, resterai a Meridiana per un po'. Potremmo passare del tempo insieme e
e provare a conoscerci meglio, magari. Spero di poter rivedere Meridiana, Avad. E te. Ma questa missione è la mia vita. Non penso ad altro. Devo restare concentrata. In quanto al futuro, non riesco a immaginarlo. Non so da dove iniziare. Beh, se volessi cominciare da Meridiana, sappi che sarai sempre più che benvenuta qui. Pensa alla tua missione. Pregherò per il tuo successo. Attenderò il tuo ritorno. Un banco da lavoro. Utid, Vanessa, grazie di essere qui. È il minimo, anche se sei sparita in fretta dopo la battaglia. Vanessa, basta. Lei adesso è qui, no? Per il momento, ma glielo leggo già in faccia. Ha delle faccende da sbrigare, e non qui a Meridiana. Ma tu lo sai che non sono scomparsa di mia volontà. Io dovevo... Cacciatrice, ti prego, non giustificare le tue scelte. Tu ci hai salvati. Se devi andare, vai. Hai la nostra benedizione. Sempre. Ve la cavate bene, voi due. Il signor Damerino è diventato consigliere militare del Re Sole. Questo vuol dire che la gente è costretta ad ascoltarlo. Che il sole salvi le loro anime. Almeno io faccio discorsi concreti una volta ogni tanto. Come, scusa? Sai, dormivo mentre parlavi. E di te che mi dici, Vanessa? Ho dovuto badare a Nasadi e Itamen. Due terzi guardia del corpo, un terzo. Cattivo esempio. Stavo per dire bambinaia, ma la tua versione è meglio. Non ti vedevo come bambinaia. Itamen sembra speciale. Vacci piano, non sono del tutto ammansita. Nasadi era la moglie del Re Sole Folle, ha dei nemici. Ho avuto i miei complotti da sventare. Come no? Per quanto lo neghi, sotto sotto sei tenera come un agnellino. Oh, non ne hai idea. Oh cielo. Non stavamo parlando di Itamen? Sì, va bene, lo ammetto. Itamen è carino, è buffo e mi ammira molto, mi piace. Tranne quando non si lava le mani dopo aver giocato coi vermi nel giardino dietro al solario. Bleh. Sono mesi che non metto piede a tramonto. Notizie dei Cargia delle Ombre? Dopo che hai sconfitto l'Eclissi, sono rimasti pochi sacerdoti ufficiali a terrorizzare la gente. Avad ha offerto l'amnistia a chi era stato costretto a servire l'ombra. Quindi hanno liberato la cittadella e gliel'hanno restituita. Il dominio è unito. Avad voleva lasciare a Utid il comando della guarnigione, ma il nostro tenente Tenerone ha rifiutato. Gira voce che l'abbia fatto per restare qui a Meridiana con me. Tutte assurdità, ovviamente. Beh, io... Lo so. Ora vai. Vai? Che aspetti? È sempre un onore, campionessa. È sempre un piacere. Ascolta... Cacciatrice, vedi di tornare con qualche storia interessante. Se non posso finire nei guai, almeno posso godermi i tuoi.